Manca solo la cartellonistica, ma ormai il più è fatto. Salerno si prepara ad accendere il nuovo impianto di videosorveglianza lungo corso Vittorio Emanuele. Obiettivo: rafforzare la sicurezza nel salotto buono della città, come ha sottolineato il sindaco Enzo Napoli, a margine della presentazione presso la sede del PD del progetto analogo da oltre 4 milioni di euro per 300 telecamere nelle aree industriali presentato dall'ASI. Già sono state installate, bisogna semplicemente azionarle. Credo che ci sia un problema banale di cartellonistica da porre, perché voi sapete che in Italia se non c'è il cartello, attenzione, zona videosorvegliata, bla bla, articolo X, Y, eccetera, eccetera. Allora, una volta posti i segnali, mi sembrerà grottesco, ma è così, partirà la videosorveglianza sul corso. Intanto il boom di presenze registrato per il primo fine settimana di Luci d'Artista fa ben sperare per il riscontro della 13ª edizione della Kermesse. Restano però le incognite legate all'invasione di venditori ambulanti abusivi. Il sindaco Enzo Napoli sceglie la linea dura e, se necessario, è pronto a chiedere un nuovo incontro congiunto con prefetto e questore di Salerno per debellare il fenomeno che sta sollevando le proteste dei commercianti. Una serata affollata, piacevole per chi è venuto a farci visita, qualche sofferenza per gli ambulanti, che abusivi intendo, della quale discuterò con i miei uffici e, se del caso, col questore e col prefetto, perché l'interforza che noi abbiamo immaginato entri concretamente in atto.